Ciao. E dunque, c'è una cosa che terrorizza in assoluto il freelance più di ogni altra. Ditemi che non è vero. Le tasse, vero? Le tasse. E la cosa paradossale che ho notato è che più l'argomento ci fa paura, più prendiamo le distanze. E diciamo, sì, no, ma non capisco proprio niente. Fai, fai tutto tu, io non voglio saperne. Eh, come quando dobbiamo andare a fare una visita medica, una, una radiografia, qualcosa e non andiamo perché sappiamo che sicuramente ci troveranno qualcosa di brutto, vero? <ride> Io mi presento così mi conoscete, sono Carlotta Cabiati, faccio la commercialista e aiuto i miei clienti che sono piccoli business e freelance a, ad avere meno paura de, di questi temi fiscali e cerco di eh, affrontarli con un po' più di eh, con un po' meno tecnicismi e con un linguaggio un po' più semplice. Oggi eh, con voi volevo affrontare se funziona, volevo affrontare cinque temi eh, di base. Eh, innanzitutto vediamo chi è il freelance che cosa paga il freelance e perché, che regimi fiscali eh, esistono oggi per un freelance, eh, che cosa vuol dire organizzazione contabile e alla fine, per chiudere in bellezza, eh, qual è il commercialista del freelance. Chi è il freelance? Innanzitutto eh, parto da questo perché potrebbe essere una domanda banale, cioè un, una, un tema banale ma non lo è. Eh, il freelance puro sarebbe... Il lavoratore autonomo singolo ehm, iscritto alla gestione separata dell'Inps. E quindi parliamo ad esempio dei professionisti che fanno attività di eh, non so, mi viene in mente l'assistente virtuale, mi viene in mente eh, il social media manager. Questi sono i cosiddetti freelance puri, cioè quei freelance che eh, hanno una posizione, hanno una partita IVA individuale e hanno un'iscrizione eh, previdenziale alla gestione separata dell'Inps. Però io considero liberi professionisti anche, eh, considero freelance anche altri liberi professionisti. Io ad esempio mi considero freelance anche se non sono iscritta alla gestione separata dell'Inps, ma essendo commercialista ho una cassa di previdenza autonoma che mi tutela, per la, mi dovrebbe tutelare per quel che riguarda la parte previdenziale assistenziale, idem gli avvocati. Io considero freelance anche, anche loro perché alla fine... Eh, siamo sempre individui singoli, soltanto abbiamo delle posizioni previdenziali diverse. E considero freelance atipici anche un'altra categoria, che sono le ditte individuali. Ditta individuale tecnicamente vuol dire impresa, vuol dire un soggetto che ha una partita IVA ed è iscritto in Camera di Commercio. Perché li considero freelance atipici? Perché ad esempio chi fa siti è il cosiddetto artigiano digitale. L'artigiano digitale ha una partita IVA che non è una partita IVA inquadrata come un libero professionista, ma è una ditta eh, individuale tecnicamente iscritta in Camera di Commercio. È un artigiano e sarà iscritto alla eh, contribuzione previdenziale degli artigiani. Quindi volevo chiarire questo punto perché in realtà si parla sempre di freelance eh, puri, ma eh, mi piace considerare anche tante altre categorie qua dentro. Che cosa paga il freelance? Voi lo sapete? Qualcuno mi risponde? <ride> Niente. Tasse. Paghiamo tasse. Che per noi è tutto, è tutto un calderone, no? Paghiamo. Eh, però in realtà eh, paghiamo due grosse categorie di cose. Una categoria è quella delle imposte dirette e indirette. Non sto eh, a entrare troppo nei dettagli tecnici oggi, ma diciamo che imposte dirette e indirette. Eh, sono l'IVA e sono l'IRPEF o l'imposta sostitutiva sui redditi se abbiamo una partita IVA agevolata o l'IRAP per chi di voi ha l'IRAP ma tendenzialmente sono queste le imposte dirette e indirette. E l'altra grande categoria di, eh, di tasse, se vogliamo chiamarle così che paghiamo, sono i contributi previdenziali. A cosa servono e perché le paghiamo? Le imposte dirette e indirette servono per... Finanziare quei servizi pubblici indivisibili, quindi paghiamo la scuola, paghiamo quei servizi di sistemazione delle strade e quant'altro. I contributi previdenziali invece servono per finanziare le nostre prestazioni nostre o degli altri, secondo del sistema che c'è. <ride> per finanziare le prestazioni previdenziali assistenziali. Quei contributi che paghiamo ci servono per un domani ricevere la nostra pensione, ci servono per ricevere delle. <ride> ci servono per ricevere l'indennità di maternità o oh, se stiamo male, eh, in teoria qualcuno ha ricevuto anche delle indennità, hanno raccontato, sentito, no ma è qua, quindi ce la, ce la racconterà, qualcuno ha ricevuto dei soldi perché si è fatto male ed era freelance, quindi poi glielo chiederemo. Regimi fiscali dei freelance, eh, Tendenzialmente eh, oggi ci sono due regimi fiscali. Io ho scritto regime fiscale ordinario eh, per inquadrare tutti quelli che non sono in un regime fiscale agevolato e qua dentro ci sono eh, tutti quei regimi: eh, cioè tutti quei regimi, c'è il regime fiscale appunto classico che può essere in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria. Non vado a nel dettaglio perché non ha molto senso. L'altra grossa categoria sono eh, quelli che possono utilizzare il regime fiscale forfettario che è eh, un nuovo regime agevolato che è nato nel 2015 in sostituzione del vecchio regime dei minimi per cercare di agevolare, eh, in, parte, in parte ci sono riusciti ma non ancora al 100%, per agevolare eh, la start-up di, di nuove iniziative imprenditoriali. Eh, come differenza tra i primi due, eh, diciamo che a grandi linee il regime forfettario eh, non ha l'IVA e ha tutta una serie di agevolazioni contabili eh, a partire dal fatto che appunto non ha l'obbligo di liquidare l'IVA periodicamente, non ha l'obbligo di tenuta delle scritture conta contabili e non ha tutta una serie di altri adempimenti eh, che invece chi è nel regime fiscale ordinario ha. Eh, chi è nel regime fiscale ordinario sa bene quanto lavoro c'è eh, quanto a scartoffie e, e comunicazioni telematiche all'agenzia delle entrate. Restano ancora eh, residuali eh, i, i, i minimi che avevano aperto la partita IVA prima del nuovo regime e che eh, possono restare nel regime dei minimi finché, eh, finché il, loro, il loro periodo eh, va a, a scemare. Eh, il regime fiscale forfettario eh, può essere utilizzato da eh, coloro i quali restano eh, come compensi incassati nell'anno sotto determinate soglie e queste soglie variano a seconda dell'attività che svolgete. Eh, adesso non vado, non vado poi nell'analisi di quello che è il regime forfettario, ma viene tassato a forfè, come dice il, il, il nome stesso del regime. Quindi, eh, invece di pagare le tasse. Come differenza tra ricavi e costi pago eh, una percentuale su, direttamente sui compensi incassati. Siamo sommersi di documenti. Siamo sommersi di documenti e di tantissimi obblighi. E se volete, fare, eh, se volete lavorare in proprio, dovete imparare a conviverci. Prima imparate a conoscere questi documenti, meglio riuscirete a lavorare e, e, e questa quest organizzazione contabile secondo me è fondamentale, che la facciate voi in primis, poi sicuramente il vostro commercialista o il vostro consulente di riferimento sarà contento perché avrà già i documenti raccolti in un certo modo, ma servirà in primis a voi, perché ricordatevi che eh, il commercialista è il vostro supporto fiscale, ma il business lo fate voi, quindi siete voi che dovete monitorare continuamente i vostri risultati. Non pensate di dire no, ma fa il commercialista e tu non sai neanche quanto hai guadagnato in quel mese, non esiste. ok? Quindi imparate a capire come è fatta una fattura, imparate a, ad archiviarle eh, e a conservarle le fatture. Potete farlo in digitale, adesso ci sono mille, mille sistemi per farlo, cartacei se preferite. Imparate a catalogarle, fatture di acquisto da una parte, fatture di vendita dall'altra, altre spese non giustificate da fatture, quindi ad esempio scontrini o eh, ricevute fiscali. Conservateli e imparate ad analizzarli. Adesso ci sono tantissimi sistemi, prima Patrizia parlava di fatture in cloud, io personalmente lo uso, lo uso ed è molto utile perché... Riesco a collegare il mio profilo anche con quello del mio cliente e quindi posso andare ad esaminare i documenti del mio cliente. E come fatturazione attiva è comodo perché mi consente di monitorare gli incassi e mi consente anche di fare gli invii, di conservare le fatture e di fare gli invii direttamente dal sistema al mio cliente. Um, gestite durante l'anno i documenti che vi serviranno per la dichiarazione dei redditi. Quindi non solo le fatture relative alla vostra attività, ma mettete da parte durante l'anno, fatevi una cartellina con gli scontrini delle spese mediche, con l'assicurazione, perché poi quando è giugno non li troverete, perché lo so, perché io ve li chiedo e voi dite sì, ma avevo fatto una busta da qualche parte, non so dove l'ho messa, e alla fine non... Ecco. Quindi fatevi un cassettino, li mettete nel portafoglio e poi li archiviate man mano. Infine il commercialista del freelance. Io dico sempre che il commercialista deve essere quello giusto per voi. No? Eh, il commercialista che è giusto per me può non essere giusto per te, perché tu magari fai un'attività eh, diversa dalla mia, eh, in un modo completamente diverso da quella che faccio io. Quindi dovete scegliere un professionista eh, che conosca perfettamente il vostro lavoro, perfettamente nel, vostro, nel dettaglio, quindi non a grandi linee, deve sapere tutto il processo e deve diventare il vostro fidanzato, no? Che non so se è inquietante la cosa, però, però voglio dire, certe volte, certo volte sento persone che mi, che mi dicono no, io il, il mio commercialista non lo chiamo perché ho paura, non può esistere, no? Oppure no, non lo chiamo perché sicuramente gli rompo le balle. Anche questo non va bene, cioè è ovvio che se mi telefoni tutti i giorni, dopo un po' ti dico: Buon, senti, <ride> chiama qualcun altro, però mh, devi chiamarmi. Io devo sapere quello che stai facendo e quindi dobbiamo fidarci a vicenda l'uno con l'altro. Quindi il commercialista, il freelance, sceglietelo bene. Io non so che rapporti avete con i vostri commercialisti o consulenti, ma eh, cercate di trovare un rapporto di eh, empatia. Vogliatevi bene, insomma, va bene e eh, niente grazie le mie slide erano terribili grazie mille Carlotta io ho una commercialista bellissima, sono sempre molto contenta, molto gentile e disponibile. Eh, come dico spesso, a eh, tutti i miei commercialisti ho dovuto spiegare un sacco di cose, perché all'inizio soprattutto insomma, faccio questo lavoro da un sacco di tempo e non capivano assolutamente eh, quale fosse il mio lavoro. Però una volta che li ho educati e formati a dovere, hanno capito, adesso sono bravissimi. Eh, eh, però li ho preparati, gli ho detto, aspettatevi ogni cosa, fatture da mh, paesi in blacklist, acquisti online, io compro online, lo dico subito così lo sapete, però è vero, si può fare. Eh, mi associo anche, eh, e mi ricollego anche a una cosa che diceva prima Patrizia, a volte io eh, sono una ditta individuale e spesso eh, faccio lavorare altre persone in progetti, eh, il primo è stato Digital Update, ma poi ce ne sono anche altri e a volte mi arrivano delle cose che cioè, non sono nemmeno delle fatture, veramente a volte le persone... Eh, Lavorano in proprio ma non hanno veramente un'idea di come si fanno, cosa sono i documenti, mi mandano delle note di collaborazione e le chiamano ritenuta, la ritenuta, ti mando la ritenuta io dico no la ritenuta che se me la mandi, eh. cioè, sono io che devo pagartela, no ma è il documento, no, cioè, imparare, parlare non eh. ci vuole veramente tanto, se ce l'ho fatta io che sono laureata in no, biologia. So cioè, se, ho, se ho capito io può capire chiunque. No, non dovete diventare dei fiscalisti, ma dovete imparare quello che vi serve per mandare avanti la vostra attività. Assolutamente. Grazie mille.